Comunicazione e misericordia, un binomio fecondo, è il tema del convegno organizzato dalla Diocesi di Acerra per riflettere, nell'anno giubilare, sul compito della stampa e dei mass media per la costruzione di un mondo incentrato sulla misericordia, in preparazione alla 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali del prossimo 8 maggio. A riflettere con Monsignor Antonio Di Donna, vescovo della diocesi, il direttore del quotidiano cattolico Avvenire Marco Tarquinio e il presidente dell'Ordine dei giornalisti campano Ottavio Lucarelli. Ascoltiamo le riflessioni del vescovo. È certo che è tempo di misericordia e anche il mondo dei mezzi di comunicazione ha bisogno di misericordia e ha bisogno di recuperare la dimensione umana, divina della misericordia per il lavoro che gli operatori dei mezzi di comunicazione fanno, perché i mezzi di comunicazione sono esposti a dei rischi. Tarquinio si è invece soffermato sulla narrazione di cosa significhi essere un quotidiano di matrice cristiana, ricordando la resistenza attuata da editori e giornalisti cattolici durante il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. Io lo ricordo sempre, una delle responsabilità che sento quando lavoro alla Vienna, quando lavoro nella storia del lettore, sono le vende di una storia che è fatta da giornalisti che dopo la guerra, con la Seconda Guerra Mondiale, poterono tornare in edicola con la loro testata. Quasi tutti i giornali italiani dovettero cambiare testata perché erano scesi a patti con gli antifascisti. I giornali fatti dai cattolici non lo fecero, tosto non andavano in edicola, magari inventandosi che la carta si era rotta, ma non uscivano con i programmi dei nazifascisti.